Niente. No. Nessuno aveva mai detto di no a Vito Iovara. Solo Francesca, una ragazzina. E proprio perché era così io non riuscivo a dimenticarla. Ma tu perché mi vuoi sposare? E tu? Vuoi sposarmi solo per dire di no quando io dico di sì? Sembra che mi vuoi solo perché l'hai deciso, non perché mi vuoi bene. In giro mi conoscevano bene. E sapevano piegare la testa. Io vi ho capito a voi, state pensando di eliminarmi, Non sarebbe una cattiva idea con uno come te. Per molti era un'abitudine avere paura, ma non per Francesca. Lei non piegava la testa, non abbassava nemmeno gli occhi. Tu mi vuoi fare paura? Ma pure tu hai paura di me. Di te? Ma tu sei niente. Anzi, meno di niente. E tu? Che ti chiami Vito Iovara? Hai paura di niente? Allora se hai paura di niente, sei un coniglio! Io non me ne starò a guardare. Io quella la schiaccio. Francesca aveva detto e fatto troppe cose. Cose pericolose. Ma Vito ha la mano lunga e sa usarla al momento opportuno. Se Don Antonino non torna, prendono in mano tutto l'oro. Mezzi uomini sono. Quei tre fanno saltare in aria il piano di Don Antonino. Don Antonino era troppo importante per noi. C'era altra gente da rinchiudere prima di lui. Magari tra quattro belle assi. Il fuoco. Ce l'avevo dentro e mi bruciava. Avrebbe bruciato anche fuori. Parola di Vito. Non sono più vergine! Posso fare anche la squadrina! Tutto! Tutto! Meno che avere paura! Ah, quindi vuol dire che la ragazza era consenziente col suo rapitore? È felice. Succede, i giovani quando vogliono affrettare scappano. Francesca scappava. Da me. Potevo scegliere tra mille donne, ma ora volevo lei. Tano Cimarosa, ricordatevi che mi chiamo Vito Iovara. Perché Vito Iovara non subisce affronti. E quella che sposa deve essere la donna che lui ha scelto.